Continuare a mantenere viva l'attenzione sull'epilessia e in particolare affrontarne i risvolti socioassistenziali. Con questo obiettivo il Kiwanis Club Perugia Etrusca ha partecipato al convegno di educazione continua in medicina Updates nelle epilessie, dalla diagnosi alle terapie e ai risvolti socioassistenziali, che si è svolto alla Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia. Il club perugino è stato tra i soggetti che hanno patrocinato l'evento insieme all'Ateneo, all'Azienda Ospedaliera di Perugia e alla Lega Italiana contro le epilessie. Quello che vogliamo ribadire è che il Kiwanis è un'associazione internazionale, in questo caso anche il Kiwanis Club Perugia Etrusca è molto attento a questa patologia, proprio perché a volte ha subito un pregiudizio che non è giusto. In questo momento non esistono dei veri e propri protocolli che possano rendere la vita migliore al bambino con difficoltà cognitive all'interno della scuola. Quindi la cosa che come Kiwanis, ma anche proprio l'associazione della Lega Italiana contro l'epilessia vuole fare è quello di magari stilare uno standard comportamentale, ma soprattutto rendere obbligatoria una formazione per formazione in questo caso di docenti per il trattamento del fanciullo, del ragazzo con epilessia all'interno della scuola. Le epilessie rappresentano una patologia neurologica di grande importanza, con grande impatto clinico ma anche sociale e sanitario. Colpiscono tutte le età della vita, sono diverse, è una patologia complessa. Oggi abbiamo a disposizione nuovi farmaci antiepilettici e nuove possibilità diagnostiche. Per questo oggi siamo qui con i principali esperti italiani a discutere sulle possibilità diagnostiche e sulle prospettive terapeutiche. Uno degli aspetti che viene trattato durante questo congresso è quello dell'utilizzo della cannabis terapeutica. Ecco, di cosa si tratta? Abbiamo voluto puntualizzare perché è stata approvata di recente dalla Food and Drug Administration la cannabis terapeutica per alcuni tipi di epilessie farmacoresistenti. Quindi è un farmaco che va prescritto da un medico e l'assunzione deve essere sempre supervisionata da un medico.